Colpo da oltre un milione di euro al lotto, ad Atessa e caccia al fortunato giocatore che ha centrato 6 ambi, 4 terni e una quaterna con i numeri 22, 23, 26, 28 sulla ruota di Genova. Si tratta della vincita più alta del 2021. La dea bendata ha baciato la ricevitoria Cancelmo di Marco Tinaro, situata all'interno del bar Gemelli di Monte Marcone di Atessa. Secondo voci, il fortunato vincitore di quasi 1 milione 200 mila euro sarebbe un operaio non della zona che però lavorerebbe in una delle grandi aziende della Val di Sangro, il titolare della ricevitoria. E sono numeri strani, sono tutti sulla ventina, 23, 22, 23, 26, 28. Io penso che dovrebbe essere un sogno. Oppure può essere magari date di nascita, giorni di nascita magari della famiglia e che uno poi ci punta magari l'avendo sognati, quindi insomma. Perché diciamo che ha puntato 100 euro, quindi insomma una bella somma, è come se ci andasse. Ci vuole coraggio e secondo me anche con tanta sicurezza. Siamo in un centro di, diciamo, di passaggio, zona artigianale, zona industriale, ma ci abbiamo anche clienti fissi. Può essere chiunque comunque che magari è passato, ha giocato e se n'è andato, oppure può essere qualcuno che ogni tanto passa, magari lavora qui vicino. Però ecco, una cosa che le posso dire, comunque è un uomo che per, secondo me è un lavoratore e quindi secondo me se lo merita. Spero che possa condividere anche con la famiglia. Con la famiglia e un po', diciamoci la verità, anche con voi, un piccolo regalino. Per noi, guarda, è già una grande gioia. Ma non è che il vincitore è lei? No, assolutamente, magari fossi io. Purtroppo non ho vinto io. Io ho vinto 2 mesi fa una bella cifra facendo un terno sulla cinquina di 7.000 euro. Qualcuno di voi per caso ha centrato la quaterna? Ha centrata la caserma. Diciamo che più che caserma è una quaterna. No, ci sarà che l'ha fatta. Ma voi avete un'idea? No, è forestiere, così ho sentito pure io. Ma lei lo conosce? No. Niente. Niente miliardario? Magari. Ma chi vince se ne va, scappa subito, capito? Se ne va subito che fa una vincita del genere, si fa vedere. Io spero che l'abbia vinto qualcuno che ne abbia bisogno. In molti ci avete detto ovviamente così. Qualcuno di voi due ha vinto 1 milione di euro? Io e lui. Mo stiamo litigando perché quello, come erano 1.193.700, lui sta pretendendo che vuole di più. Ah, hai capito? No. No. Mi auguro solo una cosa, che l'abbia vinto un padre di famiglia e che lo sappia disoccupato. Scusate l'intrusione nell'aperitivo. Avete saputo della super vincita qui alla ricerca? Siamo di qua. Di dove siete? Venezia. Se siete qui in vacanza? A Torino di Sangro. Sia un poverello che così si tira su completamente. Credo, dato che comunque nel territorio ormai stanno venendo tantissimi trasfertisti, Pomigliano, Cassino, da altri stabilimenti per dare supporto alla Sevel, molto probabilmente potrebbe essere anche un lavoratore che viene da un'altra regione. L'unica cosa che mi auguro, sinceramente parlando, dato che parliamo di una cifra importante, è che sia un operaio che ne ha bisogno e quindi e che poi possa dare un aiuto anche a dei servizi di assistenza e a chi fare una donazione a chi ne ha realmente bisogno in questa fase che stiamo attraversando causa Covid e quant'altro. Della grana perché? Che